Mercoledì, Gruppo TV7, come di consueto vi ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook e siamo in diretta anche nella trasmissione 21 e 3 minuti, minuto più, minuto meno, quindi potete telefonare, potete mandare i messaggi che ritenete opportuni, perché la tematica questa sera sono due tematiche importanti. La prima ci addentreremo nella tragedia che è successa l'altro giorno, praticamente quella funivia maledetta che è caduta, e mentre nella seconda parte ovviamente parleremo della Recovery Fund. Con gli ospiti in studio che inizio a salutare, saluto Luigi Alessandro Bisato, segretario regionale del Partito Democratico. Buonasera a Buonasera, voi, grazie di buongiorno essere a con tutti. noi. Saluto Davide D'Onofrio, direttore Confapi Padova, grazie di essere con noi. Saluto Elisa Venturini, consigliere regionale di Forza Italia. Grazie a tutti di essere qui. Attendiamo Grazie mille, buona Vincenzo serata. Marinese, che lui arriverà nella seconda parte quando parleremo della Recovery Fund. Saluto Dennis Maranni in redazione. Buonasera Dennis. Una buona serata anche da parte mia, una buona serata a tutti i nostri telespettatori che ovviamente possono interagire con noi nel corso di questa nostra trasmissione. Vedete già i numeri in sovrimpressione, ci potete chiamare allo 049 80 77 753 oppure potete mandarci un sms al 366 229 1811. Credo, Denis, che abbiamo già i collegati, i nostri ospiti collegati. Allora, Confermo. se li posso vedere in video, chiedo alla regia, saluto Claudio Lorenzo in regia, se me li fate vedere in video. Abbiamo collegato Renzo Minella, presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti e Funiviari. Poi abbiamo collegato Cristian Moretti, direttore Funivie di Alleghe, e Mauro D'Andrea, consigliere ANITF Veneto, Associazione Nazionale Italiana Tecnici Impianti Funiviari. Grazie a tutti di essere collegati. Allora, prima di iniziare la tematica, mettiamo già il titolo, chiedo alla regia, vedete il titolo, molto forte: L'uomo uccide ancora, perché così è successo, così sono già quasi trovati i colpevoli. Di solito la magistratura italiana è una magistratura lenta, vedi il Ponte Morandi. Qui è stata di una rapidità. Io sono anche molto garantista e quindi bisognerà attendere tutto quello che è giusto attendere. Però, insomma, già in pochi giorni hanno trovato il motivo per cui quella funivia è caduta, e uno dei motivi sicuramente è la responsabilità maggiore fa parte dell'uomo. Allora, per raccontare tutto, andiamo a vedere con la grafica il primo servizio, vedere cosa è successo. Quel giorno ormai conosciuto tutti, però ve lo riproponiamo. Poi vi faremo vedere anche come si costruiscono le funivie e poi ovviamente parleremo con i collegati che ci spiegheranno tutto con dovuta precisione. Allora, vediamo il primo servizio, chiedo a Claudio se lo può mandare in onda. Ecco, ci avete visto questa presentazione che ormai conoscete giù, conoscete già, era dovuta. Prima di andare con i collegati, perché poi ci spiegheranno tutto per quanto riguarda la sicurezza e la manutenzione negli impianti. Elisa Vittorini, qui in studio, così un primo pensiero su questo fatto drammatico, davvero drammatico, dove ancora una volta l'uomo ne è responsabile a 360 gradi, insomma, ne è responsabile, Elisa. Sì, poi naturalmente devono essere condotte delle indagini, i processi non si fanno mai sui giornali, ci sarà naturalmente la verifica che Noi verrà siamo fatta garantisti, ovviamente, come avevo fino detto alla prima. fine. Dopodiché è chiaro che è una vicenda che da un punto di vista emotivo colpisce tantissimo, e la cosa che colpisce è che i due bambini, uno povero, poi non ce l'ha fatta, si sono comunque salvati rispetto ai 13 corpi che hanno trovato perché erano comunque protetti dall'abbraccio
dei genitori. Io dico cosa hanno vissuto questi poveri bambini in quegli attimi e cosa poi dovrà vivere anche chi resta. Quindi la vicenda non solo si ferma con le morti delle persone, ma con la vita che continua per chi rimane. E sono quelle vicende che colpiscono, perché poi si andrà ad appurare i fatti, però se poi si tratta di un momento di incuria oppure se è stata fatta una scelta, cioè scientemente si è proceduto, allora diventa ancora più drammatica la situazione. Certo, è bisatto. È un gelo che pervade i corpi, cioè nel senso non ci hanno nemmeno parole per esprimere... Ma l'uomo per il denaro fa anche questo, bisatto, perché uno questo deve valutare, perché loro ovviamente questa funivia non funzionava già da parecchio tempo, aveva dei problemi e almeno le cronache dicono questo, per farla funzionare, non rimetterci soldi, ha detto invece che bloccarla ogni minuto, perché così era, cerchiamo di risolvere il problema mettendo un morsetto, insomma facendo andare su e giù, e sapendo che potevano anche rischiare quello che è successo, quindi lo sapevano. Quindi. Ma infatti è questo che gela il sangue, cioè sapere che lì 14 persone hanno perso la vita quando erano in un giorno di spensieratezza e tutto pensavano fuorché di cadere con la cabinovia. E allora se effettivamente hanno tolto il freno di sicurezza, hanno allargato la maglia, la forcella, questo è dolo, quindi è chiaro che va ricostruiti i fatti, però... Deve essere talmente chiaro l'aspetto indiziario se è già stato deciso. Ci sono tre motivi per mettere dentro subito uno. O il pericolo di fuga o inquinamento delle prove o reiterare. E comunque almeno due su tre di questi devono essere proprio acclarati. L'hanno messo lo stesso. Ricordo che tra l'altro... Sto dicendo che quindi la situazione da un punto di vista degli indizi è particolarmente grave. Io qua non posso esprimere e mi accodo a quanto diceva il consigliere Venturini, sarà verificato nel corso delle prossime settimane, mesi, però già gli elementi danno a che pensare, anche perché c'è stata una mezza missione anche da quello che ho intuito. Ci deve essere stata anche una dose di incoscienza, perché dico, se uno sa che con la sua azione provoca la morte di 13 persone, voglio dire 14. È una follia pura. Ci pensa due volte, quindi una dose di incoscienza c'è anche dietro questa scelta. No, tra l'altro, aggiungo, visto Vittorio Nidrisa, c'è un passeggero che il giorno prima era andato in questa funivia e l'avevano bloccata perché non andava bene, ed è rimasto, è stata una sua testimonianza proprio che l'abbiamo vista, ed è rimasto lì, due operai sopra, li ha visti sopra a sistemarlo, per 20 minuti la funivia è rimasta ferma, questo il giorno prima, dunque era rimasto fermo la sera prima dell'incidente che era successo il giorno dopo, quindi la storia si sapeva, la sapevano tutti che questa funivia aveva dei problemi ovviamente di manutenzione, di gestione, perché era ferma da molto tempo. Adesso i tecnici mi spiegheranno bene il perché è successo questo. Donoff, secondo lei questa tragedia? Ma ci sono diversi livelli, al netto della tragedia umana che ovviamente è incommentabile e viene prima di tutto. Poi ci sono dei diversi livelli di responsabilità, perché sicuramente c'è un imprenditore che dovrà rispondere a quello che è successo. Ci sarà stata dell'imperizia, sicuramente c'è un ragionamento di concessioni, c'è un ragionamento di verifiche, c'è un ragionamento di controlli, e siccome l'immagine che poi ricade sul sistema paese e sul nostro indotto turistico è gravemente danneggiata, ripeto, al di là della tragedia umana che è incommentabile, però poi il risultato per chi resta è che un'immagine distrutta di un sistema di ricettivo turistico e che ha dimostrato le sue crepe, perché quella concessione era stata data se emergono tutte queste lacune? Chi doveva controllare? Quindi al netto di perseguire le responsabilità dell'imprenditore, io allargherei a tutta la gestione dell'operazione per fare in modo, uno, che non si ripeta, due, che la risposta sia adeguata per garantire a tutti coloro che guardano l'Italia come la destinazione turistica per eccellenza la serenità che meritano, perché i danni d'immagine
e i danni sui flussi turistici già estremamente penalizzati in questo momento sono incalcolabili. Vabbè, certamente. Allora, iniziamo proprio con i collegati, inizio con Renzo Minelli che è presidente dell'ANEF Veneto. Era una tragedia che ormai, ci sembra aver capito, Presidente, si poteva evitare, perché mi dicono che le funivie, le seggiovie, insomma, sono abbastanza sicure, sono molto sicure, insomma, se sono controllate e viene fatta una dovuta manutenzione come dovrebbe essere. Se preme l'audio perché non la sentiamo, se alza l'audio lei sul computer. Buonasera a tutti. Buonasera, mi prego. Sentite? Ecco. Lei ha già anticipato quanto io volevo dire, nel senso che ribadire che il sistema impiantistico degli impianti a fune è un sistema sicuro, lo dimostra il fatto che statisticamente bisogna risalire al 1976 per rilevare un ulteriore incidente con vittime sul sistema impiantistico nazionale, e questo lo dice lunga sulle attenzioni e sulla serietà di come vengono portate avanti le revisioni, i collaudi e le manutenzioni degli impianti in risalita nel nostro Paese. Ricordo che il nostro Paese ha delle misure stringenti di molto nei confronti degli altri Paesi europei, penso alla Francia, all'Austria, alla Svizzera, abbiamo dei controlli, partiamo pure dal controllo quotidiano, mensile, ogni qualvolta si rimette in esercizio per la stagione l'impianto, e poi ci sono le scadenze proprio di routine, ogni anno vengono fatte delle verifiche precise, puntuali, e poi ogni 5 anni delle sostituzioni in base all'età e alla data dell'impianto. Poi il collega Moretti sarà più preciso in quanto lui è proprio sul campo e opera direttamente per quanto riguarda questo tipo di interventi. Pensare che dei nostri colleghi hanno agito in questo modo ci sconvolge assolutamente, quindi non ci nascondiamo in questo momento dietro un dito, perché la tragedia c'è stata ed è una tragedia che, diciamo, che si poteva evitare, assolutamente doveva essere evitata. Gli impianti di risalita, se gestiti seguendo le normative, seguendo le scadenze che ci vengono imposte dal Ministero dei Trasporti attraverso gli USTIF regionali e attraverso proprio il manuale di uso e manutenzione degli stessi impianti, prevedono comunque delle attenzioni, ripeto, periodiche, e oltretutto abbiamo anche un libro giornale nel quale giornalmente e quotidianamente vengono registrati gli interventi, e credo che basta attenersi a queste regole per far sì che i nostri turisti, i nostri clienti viaggino in massima sicurezza, ma non solo loro, noi per primi che saliamo e siamo ogni giorno su questi impianti. Allora, prima di andare da Cristian Moretti, che è direttore delle funivie di Halle, che dunque impianti che sono ovviamente hanno molti passeggeri all'anno, e voglio andare dal consigliere dell'ANTIF Veneto, cioè l'Associazione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Impianti Funivari, Mauro D'Andrea. Allora, prima di andare da Mauro D'Andrea, andiamo a vedere come viene costruita un impianto su corda, come si chiama, su un ferro, insomma, allora andiamo a vedere come vengono costruite queste funivie, queste seggiovie, e poi voglio sentire appunto tutto il resto per quanto riguarda manutenzione e tant'altro da Andrea. Vediamo il servizio. Robustezza, solidità e sicurezza. Come ogni opera ad alta tecnologia, la costruzione di un impianto a fune non procede in ordine sparso, ma segue una precisa mappa di priorità. 4 fasi ben distinte scandiscono l'edificazione di funivie, seggiovie e cabinovie. Tutti i passaggi sono sottoposti ad un controllo stringente per minimizzare gli errori. La prima fase, detta fase A, consiste nel controllo del terreno, nelle verifiche geologiche e geotecniche nel luogo dove si vuole installare l'impianto. Se queste danno esito positivo, si passa allo scavo e alla posa delle fondazioni in cemento armato, in parallelo all'acquisto dei componenti tecnici della futura funivia. Nella fase B, le varie apparecchiature tecniche dell'impianto vengono spedite al cantiere montano, pronte ad essere installate. La vera e propria installazione delle strutture in acciaio avviene nella fase C, quando i componenti modulari, come colonne, tralicci e sostegni, vengono assemblati sul posto,
spesso con l'uso di elicotteri. Nel frattempo si procede al montaggio di motori e freni nelle stazioni di impianto e una volta montati i supporti fissi si tende la fune, uno dei momenti più complessi che richiede personale altamente specializzato. Solo successivamente a questo possono avvenire cablaggi elettrici e il montaggio del vero e proprio veicolo, assemblato in officina. Con la fase D avviene la messa a punto, si svolgono le regolazioni meccaniche e si procede al collaudo, ultima tappa del percorso realizzativo, a cura dell'ingegnere progettista e dello staff tecnico. Nulla è lasciato al caso e se l'impianto mostra anche solo il minimo malfunzionamento, non entra in esercizio. Questo almeno prevede il protocollo, che non considera però l'interferenza degli interessi umani. Ecco, vi abbiamo fatto vedere ovviamente questo servizio, ovviamente racconta in tempi rapidi ovviamente la costruzione, però D'Andrea, lei può essere più preciso sulla costruzione, sulla manutenzione, sui controlli di queste seggiovie, di queste funivie? Se alza l'audio anche lei, così la sentiamo. Ormai i nostri ospiti sono anche tecnici, riescono. Prego. Mi sentite meglio? Adesso la sentiamo, adesso proprio la sentiamo bene, prego. Buonasera intanto. Sì, buonasera, mi riallaccio a quello che è stato detto nel servizio, in cui è stato evidenziato che un impianto o è perfettamente a posto oppure non funziona. Questo significa che tutte le protezioni, tutte le sorveglianze che sono atte a controllare il buon funzionamento dell'impianto a fune, nel caso di loro segnalazione impediscono all'impianto di funzionare. Questo non significa che queste protezioni non siano bypassabili o abbiano la possibilità di essere inibite, ma questa è una cosa che è necessaria e utile su un impianto a fune. E vi sono più soglie, sono chiamate soglie di penalizzazione, in quanto corrispondono a diversi gradi di pericolosità o d'attenzione. La prima soglia di penalizzazione, che è la penalizzazione leggera che consente di far funzionare l'impianto al 75% della velocità nominale, consente comunque di fare servizio con i trasportati a bordo. Questo significa che c'è una piccola anomalia dell'impianto, si può finire la giornata a riparare in serata o nel primo momento di fuori esercizio questa piccola cosa che ha dato un'anomalia, per poi riproseguire il servizio la giornata seguente alla velocità. Dopo questa soglia c'è una soglia di penalizzazione pesante che non consente di effettuare il servizio con i viaggiatori, ma consente di scaricare la linea, perché comunque noi trasportiamo persone in aria e in caso di malfunzionamento anche banale o non pericoloso non possiamo permetterci di lasciare delle persone in aria. Quindi nel caso in cui intervenga una penalizzazione pesante, questo ci consente di scaricare la linea. E tutte queste protezioni sono controllate da dei sistemi elettronici ormai in funzione da svariati anni, che diventano via via sempre più sofisticati. Oltre a questo ci sono dei componenti dell'impianto contro la cui rottura non esiste alcuna procedura alternativa, nel senso che la fune portante di una funivia, se si rompe, non c'è niente che possa sostenere in aria la vettura. La stessa cosa se si rompe un sostegno o una cosa di questo tipo. Vorrei fare un parallelo con un'autovettura. Se io ho un faro anteriore che non va, posso comunque arrivare a casa con l'altro faro per poi farlo riparare. Ma se si stacca una ruota, non c'è un'altra ruota che interviene immediatamente per sostenere l'autovettura. La macchina è destinata ad avere un incidente. Contro queste anomalie vengono effettuati i controlli. Infatti, in questi servizi che sono andati in onda in questo periodo, si è fatta una mescolanza tra le varie attività che vengono fatte per mantenere in funzione un impianto a fune. Da una parte ci sono i controlli, le visite annuali e le revisioni. Si parlava nel caso di Mattarone della revisione da 4 milioni di euro, che è la revisione più grossa che viene fatta, la revisione generale. I controlli sono giornalieri.
Volendo fare un paragone, diciamo paragonando l'impianto FUN ad un taxi, si potrebbe dire questo: prima di uscire dal garage, il taxista controlla l'efficienza delle luci, delle frecce, del freno a mano, dell'impianto frenante, controlla il livello dell'olio, è tutto a posto, sale in auto ed esce dal garage e fa il suo servizio. Chiaramente il taxista non fa queste cose, monta in macchina e parte, mentre nell'impianto a fune che porta svariate numerose persone, questo viene fatto ogni mattina. Prima di effettuare il servizio si effettuano questa serie di controlli, che sono i controlli giornalieri, che, come diceva bene Minella, poi vengono annotati sul registro giornale. Oltre a questo ci sono delle prove che vengono effettuate mensili, che si trattano non più di controllare l'efficienza del freno, nel senso di vedere che il freno interviene, ma di provarne addirittura la resistenza, cioè la capacità frenante. Le prove mensili vengono fatte, diciamo, ad esempio, della capacità frenante, costringendo il motore ad andare contro il freno, misurando quanto sforzo fa. Questo dà un'idea precisa della capacità frenante del freno. Senta, D'Andrea, al di là della spiegazione tecnica, che giustamente così anche noi, ovviamente, uno si chiede, quella funivia ovviamente aveva dei problemi, perché se dei tecnici andavano a fare manutenzione, a cercare di farla funzionare bene, sapevano benissimo che quella, le sto facendo una domanda e non un'accusa alle persone, questo saranno gli altri che decideranno, però sapevano benissimo che quella funivia non funzionava. Nell'operare l'operazione che hanno fatto loro, le faccio una domanda proprio chiara, sapevano che rischiavano che quella funivia poteva cadere, cioè mettendo un blocco del ferro, mi aiuti lei tecnicamente perché io sono ignorante della cosa, mettendo e nel fare quello che hanno fatto, sapevano che quella funivia poteva cadere, oppure l'hanno fatto ingenuamente, mi scusi la parola che non è giusta, perché ingenuamente queste cose non si fanno, sperando di prendere più soldi, di far funzionare la funivia e sperando che non cadesse, sapevano che rischiavano questa... Come ho detto prima, contro la rottura della portante non vi è alcuna procedura alternativa che possa evitare l'incidente. In Europa questo concetto viene esteso anche alla traente, cioè si parte dal presupposto che la fune traente non è uno di quegli elementi che si può rompere. Il freno in quasi tutta Europa e anche in Italia, seguendo le normative europee, si può anche non montare. Perché è vero che non è un vero freno di emergenza, perché il freno di emergenza è un'altra cosa. Questo è una specie di ultima spiaggia che serve a impedire, in caso di rottura o di distacco della traente, che succeda quello che è successo. Quindi cosa è successo? Cioè, perché lei mi spiega? Cioè, loro mi spieghi... La vera cosa, diciamo, strana e che risulta incomprensibile non è tanto... Cioè, sicuramente, ma è come mai si sia rotta la traente? No, ho capito, nel fare l'operazione che hanno fatto questi manutentori, sapevano che c'era questo rischio gravissimo, che poteva succedere che la funivia si staccava, che il freno non funzionava, sapevano che potevano correre questo rischio, oppure l'hanno fatto nella massima sicurezza l'operazione che hanno fatto? Cioè, se lei fosse a giudicare l'operato di quei manutentori, sono colpevoli oppure no, secondo lei, nell'operazione che hanno fatto in quella funivia? Non posso giudicare cosa è stato fatto su un impianto su cui non sono mai salito, che non ho visto e che è a 300 km da casa mia. Come faccio a dare un giudizio su quello che hanno fatto, su cosa non hanno fatto? Non è possibile. Semplicemente sentendo quello che viene detto dai giornali, che essendo un settore molto specifico e tecnico, quello che viene riportato può essere anche spesso molto impreciso. Io non me la sento davvero di esprimere un giudizio. No, ma io le chiedo, mi scusi D'Andrea, le chiedo, no, non è per, le spiego, se l'operazione che hanno fatto era un'operazione corretta sotto un profilo di manutenzione. Mi scusi la domanda, se è posta male. Ma questo aspetta gli inquirenti. Comunque la zeppa non è un elemento che viene che è stato costruito, diciamo, nella notte. È uno strumento che è utile e che è di cui ne è previsto l'utilizzo in certi casi. Questo poi glielo posso dire, poi che cosa abbiano fatto nel caso specifico io non ho mai entrato in questo argomento. Vabbè, rimanga pure lì perché ho la pubblicità che incombe e poi ritorniamo con gli ospiti tra poco.